Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Elezioni comunali in Piemonte, vince il centrosinistra Alessandria, Cuneo, Chivasso e Omegna. Le coalizioni a guida PD si prendono 4 delle 6 città piemontesi al ballottaggio. Ad Alessandria Giorgio Abbonante è il nuovo sindaco, Cuneo il centrosinistra si conferma con Patrizia Manassero, la nuova prima cittadina. Il centrodestra vince solo ad Acquiterme con un fuoriuscito, Savigliano va a un ex del Movimento 5 Stelle, crolla l'affluenza nei capoluoghi, hanno scelto di votare per il sindaco meno di 4 cittadini su 10. La cronaca, l'omicidio di Sale, i carabinieri hanno portato in carcere il giovane Luca Orlandi, 24 anni, che ha confessato l'omicidio di Norma Megardi, l'insegnante di 75 anni scomparsa lunedì scorso, è scattato il fermo. I reati contestati sono omicidio volontario, incendio, distruzione del cadavere. Nuovi treni verso il mare, debutta l'esperimento di Trenitalia dal Piemonte con voli per la Liguria e la Riviera Romagnola, una sperimentazione per promuovere mini soggiorni nelle località balneari dell'Adriatico. Buon ritiro, prima del concerto Vasco Rossi sceglie una villa romano-canavese, rocker è atteso giovedì allo Stadio Grande Torino. Al Colle Don Bosco ritrovo delle famiglie per stare insieme, essere testimonianza, vivere il 10° incontro mondiale per le famiglie, presente ieri anche il neoarcivescovo di Torino, Monsignor Roberto Repole. Lo sport, MotoGP, è tornato Pecco Bagnaia ad Assen, terza vittoria stagionale, gara perfetta per il pilota di Chivasso, in Moto2 Vietti quarto. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.